Il ballerino albanese, diventato famoso in Italia grazie a Maria De Filippi, è rimasto coinvolto in una fake news che lo dava per morto. La bufala, che è diventata subito virale, aveva un titolo abbastanza fuorviante, che lasciava intendere che il ballerino non ci fosse più. Vista l'insistenza con cui la notizia si stava diffondendo, Clady si è visto costretto a intervenire, smentendo categoricamente ciò che quei titoli riportavano. Clady si è visto costretto a pubblicare un video per tranquillizzare i fan, ma anche gli amici e conoscenti che nelle ultime ore si erano preoccupati delle sue condizioni di salute. Queste le sue parole. Buon pomeriggio a tutti, allora faccio questa storia per rassicurare tutte le persone, tutti gli amici che mi stanno scrivendo in queste ultime ore per un po' di articoli che sono usciti da ieri sera, e dai titoli un po' ambigui, insomma non molto carini, e sicuramente si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po' triste, però io sto bene, mi sono grattato un po' di volte e basta. Un bacio a tutti. Che tra l'altro l'articolo in sé non è niente di che, ma sono i titoli trappola che, pur per creare coinvolgimento, dei click di lettura, ecco, creano questi titoli che insomma sono un po' bizzarri. Ma lo fanno oramai con tutti, perché oramai la lotta per avere dei click è talmente tanta che non si risparmia nessuno, e devono creare l'allarmismo, come sempre, devono amplificare. Clady sarà probabilmente il nuovo volto di Amici, infatti nei corridoi Mediaset si vocifera che il ballerino potrebbe essere il nuovo maestro di ballo, che prenderà a tutti gli effetti il posto di Raimondo Todaro.